C'è al telefono già subito un'altra persona, dovrebbe esserci Mirella che chiama dalla provincia di Mantova. Mirella, eccoci, Sì, buonasera Tiziana. bentrovata. Prego, Grazie faccia pure la sua domanda. mille. Allora, volevo chiedere al professore, noi siamo due nonni in casa dall'inizio della quarantena, da sempre, eppure la famiglia di mio figlio con due bambini, anche loro chiusi in casa e con nessun contatto col virus, stiamo bene, nessun problema. La mia domanda è... quando potremo finalmente riabbracciare in sicurezza i nostri nipotini, visto che non abbiamo avuto nessun contatto, le due famiglie con virus e persone, diciamo, a rischio, ecco? Mi piace questa domanda, Mirella, sa perché? La domanda che mi fa mia figlia tutti i giorni, però mi chiede quando potrà riabbracciare i nonni, quindi diciamo, capisco il tema. Professor Cauda. Sì, contrariamente alla gentile conduttrice, io sono più dalla parte dei nonni che No. rispetto a quella dei genitori. Quindi io comprendo perfettamente quello che lei ha detto, il disagio, e già altri colleghi, altri nonni avevano appunto detto questo è una situazione molto difficile. È chiaro che in questo periodo tutti siamo stati chiamati, chi più chi meno, a dei sacrifici. Sacrifici che adesso, vedendo le curve di discesa, sono piuttosto, ci stanno dando in qualche modo qualche rassicurazione, cauta rassicurazione. Evidentemente nessuno può dire quando tutto questo finirà. Penso che, io credo che non sarà una cosa ancora lunga, però mi permetta di dire, teniamo ancora un attimo duro, cerchiamo di capire ancora bene quello che ci avverrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci sarà sicuramente tempo per riabbracciare Certo. i nipoti. Mi permetta di fare un'osservazione che sta nascendo e diventando sempre più evidente, le persone più giovani, se contraggono il virus, hanno per lo più forme asintomatiche. Il caso della portaerei Theodore Roosevelt, dove sono stati testati 5.000 marinai, siano risultati positivi 600, 60% sono asintomatici. Quindi evitiamo ancora un piccolo sacrificio, piccolo grande sacrificio, perché purtroppo certe volte i più giovani possono essere inconsapevolmente Certo, dei fonte di vettori, problemi per quelli certo. un po' più fragili per età. Dobbiamo essere prudenti.